È più o meno il discorso simile a quello che abbiamo visto quando vi ho fatto capire perché tutte le piante della generazione F1 sono alte. Perché appunto tutti i gameti, qualunque gamete aveva origine, aveva come unico allele l'allele T grande, quindi dominante, la forma del gene che codifica per il fusto della pianta di pisello alto. Vediamo qui una cellula somatica. Questa cellula è una cellula somatica di una pianta della generazione F1. Tutte le cellule somatiche hanno questo genotipo. E che cosa succede? Qui abbiamo i cromosomi duplicati. Beh, inizialmente questa cellula è formata da una singola linea paterna, quindi da un singolo cromosoma paterno e un singolo cromosoma materno, ma poi, come sapete, con la sintesi del DNA duplicano prima di arrivare a entrare nella meiosi 1. Quindi abbiamo un cromosoma, il cromosoma paterno duplicato, vedete i due cromatidi fratelli legati dal centromero, e il cromosoma materno in verde duplicato. Come dobbiamo procedere per effettuare su carta questo incrocio tra queste due piante della generazione F1, evitando ogni volta di andare a guardare tutti i gameti che si possono formare e quindi durante la meiosi e andando a percorrere ogni volta tutte le tappe della meiosi? Ognuna di queste piante ha sempre le solite cellule. Sappiamo che le piante della generazione F1 hanno come genotipo T grande, T piccolo, quindi hanno un genotipo eterozigote, dove è presente l'allele dominante assieme all'allele recessivo. Quindi una cellula, se prendiamo una pianta della generazione F1, sarà di tipo T grande, T piccolo. Nel momento in cui dobbiamo incrociare due piante della generazione F1, allora metteremo due volte T grande e T piccolo. Ed ecco che procediamo in questo modo. Qui abbiamo queste due piante, pianta numero 1 e pianta numero 2. Il genotipo della pianta numero 1, alta, della generazione filiale F1, è, come abbiamo detto un milione di volte, di tipo T grande, T piccolo, mentre è anche il genotipo di un'altra pianta presa a caso della generazione F1.